Beh, in realtà non è proprio così, perché per esempio a qualsiasi ora negozia come intuitivo il mercato delle valute su scala mondiale, perché a volte coinvolge l'Italia e l'Europa, a volte coinvolge gli Stati Uniti, a volte coinvolge i paesi asiatici e non c'è mai una chiara distinzione tra il giorno e la notte, quindi va 24 ore. Ma la borsa italiana, quella di Milano, la borsa delle azioni, ha un orario di apertura ben definito. Al mattino apre alle 8, si prende un'intera ora in cui la borsa è aperta, ma non ci sono negoziazioni, tutti gli operatori possono mettere dei prezzi e sulla base dei prezzi che immettono si fa una specie di asta, dove la borsa è il banditore elettronico e titolo per titolo mostra a tutti gli operatori quale sarebbe il prezzo di apertura, finché tra le 9 e le 9.01 il mercato apre e ogni titolo passa alla contrattazione continua. La contrattazione continua, che dura dalle 9.01 alle 17.25, è quella fase in cui immediatamente tu puoi comprare titoli o venderli sul mercato senza soluzioni di continuità. E se il tuo ordine è a prezzo di mercato, il tuo eseguito è istantaneo. Dopodiché c'è un'ultima fase che dura tra 5 e 10 minuti, all'interno della quale, si chiama asta di chiusura, viene determinato quel prezzo che poi diventerà il prezzo ufficiale del giorno e quindi comunicato, per esempio, anche agli organi di informazione e ai fini statistici. Non puoi farci niente se il mercato è chiuso. Aggiungerei però che oltre alla fase diurna, come abbiamo detto poco fa, dura dalle 9.01 fino alle 17.25, per i titoli della borsa italiana più importanti, quelli con la capitalizzazione più alta, è attiva una negoziazione after hour che va dalle 18, cioè dalle 6 di sera, fino alle 20.30, cioè alle 8.30, e che consente anche a chi è un po' ritardatario o ha lavorato, nel caso lo ritenesse necessario, di poter comprare e vendere, però limitatamente a sole queste azioni con la capitalizzazione più elevata.